Ciao ragazzi, benvenuti a questo video. Benvenuti sul mio canale e stiamo soprattutto benvenuti a un nuovo episodio di Esplorando Cologno. Oggi è il secondo episodio e saremo nella parte centrale, nelle vie centrali di Cologno. Praticamente adesso ve la faccio vedere. Naturalmente mettete like al video, commentate, perché è importante che interagite col canale per sentire le vostre opinioni, e soprattutto iscrivetevi al canale e condividete, e buona visione. Eccoci qui. Questa è la piazza 11 febbraio. Eccola qui. Questa è la piazza centrale di Cologno. Questo che vedete è letteralmente un bar abbandonato, è praticamente abbandonato da 20 anni, perché l'ultima attività era praticamente verso la fine degli anni 90. Come potete, è tutto coperto, qui c'era la parte principale, questa qua era l'entrata, dove vedete adesso la Claire. Ecco, adesso vado un po' indietro perché vi faccio vedere che c'è anche sopra un terrazzo, e questo bar è abbandonato da 20 anni. Eccola qui. E lì c'era il terrazzo. Vedete un po'. Oggi la giornata è un po' nuvolosa. Questo è adesso vi faccio vedere un altro. Qui è un'altra parte. Praticamente adesso è ricoperto dalla vegetazione. Questa qua è il piazza 11 febbraio, praticamente è dove inizia l'isola pedonale, dove sono escluse praticamente, a parte i residenti, chi abita qua, perché guardate, ci sono appartamenti dove abita gente, esclusi le macchine di coloro che abitano proprio in questa piazza, ed escluso i mezzi di servizi come polizia, vigili, ambulanza. Questa zona è esclusa da qualsiasi altro mezzo motorio. In questo bar comunque è stata girata nel 96, è stata girata una serie TV, una fiction TV, serie TV italiana, con Gene Gnocchi e Luana Colussi, Occhio di Falco. Diciamo che le scene principali si svolgevano proprio in questa piazza. Come vedete, la piazza, ci sono molti negozi,
fare un negozio di parrucchiere, un'agenzia immobiliare e là. Ciao! Ecco, questo è un negozio di parrucchiera, bravissime le ragazze, la proprietaria è la Cristina, si chiama, dolcissima, e si chiama Moodiness, eccolo qui. Praticamente fa... praticamente fa parrucchiera per, sia per uomo che per donna. E questa è, come vedete, la piazza. Aspetta che vado più indietro. Ecco qua, questa è, è l'antica chiesa. Adesso vediamo se si può... Ecco qui... Ecco qua, qui sono altri negozi, qui c'è la profumeria, ecco qua, vado più avanti possibile, lì è un vecchio calzolaio dove si può riparare le scarpe. Eccomi, guardate, ci sono in questa piazza dove praticamente qua inizia la chiesa pedonale, ci sono un sacco di negozi. E qua, questo è sempre il bar, abbandonato, e naturalmente ci si può sedere. E guardate la figata, ragazzi, Cologno. Adesso voglio farvi vedere una cosa veramente molto bella e molto civile. Guardate un po', torniamo subito. Ecco, guardate, questi sono i cestini dove si buttano le carte, per qualsiasi cosa, bene, non proprio qualsiasi cosa, però guardate la particolarità, guardate ragazzi, quanto stanno male le cicche per terra, e allora c'è il portacenere, ovviamente l'amministrazione di Cologno, chi l'ha fatto, ha avuto una bella idea, perché è brutto, trovare mozziconi di sigarette in mezzo alla strada, invece così, guardate, uno si siede su questa panchina, si fuma una beata sigaretta e poi tac, invece di buttarla per terra la butta nel cestino della chiesa. Questa qua è la... Ecco qua. Ecco un'altra panoramica. Questo è sempre il negozio di Cristina, il negozio di parrucchiere. Poi qua c'è, vedete, ci sono tanti negozi, qui da Tempo Casa. C'è un'altra agenzia immobiliare, altri negozi. E qua comunque è abitato. Vedete, sono case tutte abitate. Meno male che non piove, perché il buon tempo, guardate ragazzi, non è bello. E qua inizia l'isola pedonale. Torniamo subito. È entrata una specie di corte. Magari questa in passato era la cascina, boh. È comunque una corte. Questa è la facciata della chiesa. Ecco qua, questa incisione antica parrocchiale Santissimo Marco e Gregorio, 17° secolo.
qua è un'altra visuale. Andate qua, questa è la panoramica della piazza. Ciao Andrea. Ciao. Stai bene? Sì, bene, bene. Ciao. Ciao Franca. Sì, sto facendo una ripresa per il mio canale di YouTube. Ah, ho capito. Una specie di serie su Cologno. Esplorando Cologno, questo è il secondo episodio. Ok, ciao. Salve. Ecco qua. Oh, che palle. Scusate che ho detto che palle perché ho qui la mascherina addosso e fa un po'... vabbè, non fa tanto poi caldo. Ok, torniamo subito, rimanete con noi. Pink Interest è l'ufficio parrocchiale. È aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Sabato solo al mattino. È chiuso nei festivi. E qua c'è l'entrata. È un bel giardino. Questo è il campanile della chiesa. È bello. Questo è un piccolo santuario. Eccolo qua. Madonna. Ecco qua, il campanile della chiesa. A posto. E questa è la chiesa nuova. Quella di prima è la chiesa vecchia. Questa è la nuova, sempre di San Marco e Gregorio. Eccoci ancora qui. Allora ragazzi, il secondo episodio l'abbiamo terminato, spero che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto vedere la piazza 11 febbraio, la chiesa antica, e ho fatto un po' di pubblicità e niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, azionate il campanellino per rimanere sempre aggiornati su nuove mie pubblicazioni e ci vediamo al prossimo video, e soprattutto commentate, spero, almeno così voglio sapere le vostre opinioni su quello che faccio, se vi può interessare, se volete che faccio vedere altre robe, perché ho in mente tante cose in questo canale, non solo Urbex, ma anche tipo serie vlog come questo. Ok, adesso ci vediamo, siamo qui ancora in un'altra parte di Cologno. Questa è la farmacia e niente, con questo chiudo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!